Ma cosa sta succedendo? Oddio, cosa ho fatto? Io ammetto di essere innocente, eh? Tranquillo, non le ho ancora chiesto niente. Senta, maresciallo, chi mi maresciallo? Perdoni. Io sono il sostituto procuratore in Sì, giusto, mi scusi. E sono qui perché lei ha dichiarato di lavorare ininterrottamente per 15-18 ore al giorno, giusto? Anche di più, perché io ci tengo al mio pubblico, io tengo al nostro gruppo di affezionati della mia rubrica Diale e Quale Show, quindi lavoro anche di più. Guardi! È un po' di tempo che non vedo i miei amici e vabbè, spero che si rifacciano sentire, tipo Ale Quale che anziché fare le puntate è sempre in giro. E vabbè, speriamo di vederlo presto. Lei ha accusato di truffa ai danni degli spettatori con l'aggravante di farlo su questa benedetta. Senta, io non dirò più una parola se non in presenza del mio avvocato. Avvocato? Ale, mi dispiace ma ha ragione Ima Tataranni. Ti devi occupare di più del canale. Bisogna produrre di più, bisogna fatturare. Bisogna fatturare, cavolo. Bisogna fatturare. Mi dispiace ma sei colpevole, sei colpevole. Ma qui non si rispettano youtuber, un umile youtuber che cerca di fare delle cose buone. Sta sfidando, non alzi la voce di fronte a un sostituto. Oddio! Ma è normale che mi sogni la Tataranni? Ah già! Sta tornando su Rai 1! Oh mamma! E mo' affari vostri! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Ale Quale Show, la mia più grande rubrica televisiva del nostro canale YouTube Decimi Buonasera, che vi porta a scoperta dell'intero mondo della televisione a 360 gradi. Questa ragazzi, come abbiamo visto dall'introduzione, è una puntata speciale perché parliamo del ritorno della fiction di Rai 1 per eccellenza, un capolavoro assoluto, Ima Tataranni, sostituto procuratore, la seconda stagione. È stato bellissimo essere interrogato da Ima, è stata davvero un'emozione. È stato solo un sogno? Non lo so, lo scopriremo insieme. E adesso appunto andiamo a parlare di questa stupenda seconda stagione che è tornata su Rai 1 con un boom ragazzi di ascolti tremendo, 5 milioni di telespettatori, 25% di share, un vero record assoluto che fanno sì che questa seconda stagione sia ancora più bella della prima e soprattutto che il pubblico abbia ancora apprezzato questa fantastica stagione. Valentino, prendi almeno le tue valigie. No, ma lasciami in pace, che sta soffrendo. Soffrendo, siamo appena tornati da un fine settimana a Parigi, soffrendo. Che cos'è quindi ragazzi Ima Tataranni e perché ha questo grandissimo successo? Ima Tataranni ragazzi è una serie di Rai 1 appunto e quest'anno in 8 puntate, un poliziesco che narra la storia di questa sostituto procuratore Ima Tataranni, davvero una donna fantastica, eccentrica, pazza, folle, ma allo stesso tempo geniale, che affronta ogni suo caso appunto dalla procura di Matera, questa città ragazzi è davvero bellissima, con delle ambientazioni ragazzi pazzesche, dei casi molto interessanti, anche molto particolari. Nella prima puntata abbiamo avuto per esempio l'omicidio in un ranch appunto lì in Basilicata, e come dire ragazzi, li affronta con quel suo essere, con quella sua pazzia e con quella appunto genialità che solo Ima sa avere. E infatti è aiutata dal suo maresciallo Calogiuri, ovvero un suo amore platonico, ogni puntata, caso dopo caso, cercheranno di risolvere il tutto per appunto far sì che Matera sia davvero una città davvero libera per tutti. La particolarità ragazzi di Ima è davvero il suo look, un look eccentrico, un look pieno di stramberie, un look davvero che fanno sì che anche il suo personaggio sia davvero fenomenale. È un personaggio che è una donna che è combattiva, che comanda, che sa quello che è e soprattutto
sa cosa vuole trasmettere e soprattutto sa, ragazzi, davvero che cosa vuol dire essere un scritto procuratore. Le devo confessare, dottoressa, che il paragone col vino fermo che diventa aceto farebbe proprio al caso suo. Si è rotta la capa, sono 7 anni di disgrazia. Un buco di collo. Non lo tocchi! Guarda, mamma mia, che guai, dottoressa. Posso scongiurare? Faccia pure. Grazie. E comunque, da ragazzi, è davvero una donna fantastica che risolve ogni caso con l'aiuto appunto del maresciallo Calogiuri, con la sua amica Diana all'interno della procura, con un capo Vitali interpretato da Carlo Bucci Rosso, davvero nato napoletano, ma anche particolare, molto divertente. Fanno sì che questa serie ne mescoli davvero alla perfezione l'elemento appunto poliziesco, quindi appunto anche del dramma appunto della storia, quindi appunto del caso, ma anche la sua vita sentimentale, perché Imma Tataranni è anche una madre di famiglia con una figlia appunto adolescente ribelle che appunto si vuole, quest'anno ha anche come dire, passioni ambientaliste, e poi si deve anche districare fra questo triangolo davvero da ragazzi pazzesco. Andiamo a scoprire insieme di cosa stiamo parlando. Ragazzi, è un triangolo pazzesco, quello fra il marito Pietro, un marito appunto che quest'anno decide anche lui di ribellarsi un pochino diventando padrone di un club di jazz, comunque un marito che la seconda sempre, che è davvero uno zerbino appunto per Imma, e poi Carlo Giuri, questo maresciallo giovane che l'aiuta nelle indagini, di cui Imma è innamorata da sempre, anche lui innamorato da sempre di lei, però non possono mettersi insieme perché appunto Imma è sposata e la differenza di età è anche notevole. Però tutti noi sogniamo, ragazzi, di vedere Imma e Calogiuri finalmente insieme, e speriamo che avvenga in questa seconda stagione. E quindi la serie, ragazzi, che io vi consiglio altamente, perché a parte i casi che sono comunque tratti dai romanzi di Marina Venezia, un caso più divertente dell'altro, è comunque una seconda stagione che ripercorre un pochino anche il filone della prima, quindi troviamo anche dei personaggi presenti nella prima stagione, e si trova, ragazzi, si trovano quegli elementi davvero che fanno sì che questa serie sia davvero, davvero molto godibile, anche molto divertente e anche molto appassionante. Credo che sia uno dei prodotti di Rai 1 più forti degli ultimi anni. Quindi andiamo a scoprire, ragazzi, insieme un pochino meglio il backstage ufficiale di questa serie, per andare a scoprire ancora di più nel dettaglio i contenuti di questa stupenda fiction. Per me è la prima volta di riprendere diciamo così una nuova stagione di una serie, e quindi sono molto 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 contento e stimolato. In questa stagione ovviamente torneremo anche a Matera. Umano non ero nessuno per i materani, ora invece sono una specie di... sono la Madonna della Bruna. Diverte, ho intorno a me degli attori straordinari con cui mi trovo benissimo, un regista che mi dà completa fiducia. Posso salutare l'uomo? Che cosa stai cogliendo? Ciò che muove il percorso di Calogiuri è la sua curiosità, ed è una curiosità pura, senza pregiudizi. Il rapporto con i tuoi colleghi è sedimentato, è più forte. Forse tutti si aspettano un po' che Imma e Calogiuri finalmente si mettano insieme. Che non lo sa nessuno, ma soprattutto Calogiuri. È un'egocentrica e ama farsi notare. Complimenti per il suo pigiamino. Una donna che in realtà se ne frega altamente di tutto, è una donna che non vuole compiacere nessuno. Perché Imma si veste così, questo... Bisognerà chiederlo alla costumista. Fosse vestita normalmente, direi, ma che combina? Non sei più tu, Imma. Sì, quindi ragazzi, abbiamo visto come Imma Tataranni, interpretata da una bravissima Vanessa Scalera, poi come dire anche Calogiuri, l'istruttore Vitali, insomma, hanno raccontato che cosa è tornare sul set di questa stupenda seconda stagione di Rai 1, che è per le prime 4 puntate andrà in onda appunto il martedì, e poi 4 puntate ci aspetteranno nel 2022. Io, ragazzi, vi ringrazio della visione di questa mia puntata un pochino speciale, perché mi trovo in una location nuova, ovvero sono all'interno della mia università Yulm di Milano, e ci, ragazzi, prestissimo con un prossimo video, una prossima puntata di Ale Quale Show, solo sul nostro canale YouTube del Signore. Buonasera, a presto.